Okay, Thomas. Transmission technology. Okay, Thomas. La trasmissione tecnologica di OK Radio. Buongiorno e buon inizio di settimana qui con OK Toms, il vostro TG tecnologico di fiducia di OK Radio e Toms Hardware. Io sono Robert Hunt e saluto alla regia DJ Ste. Ciao. Che sarà reduce da un weekend di acquisti. Mi stava raccontando poco fa che non ha comprato assolutamente nulla praticamente. Quindi... Anche perché ho lavorato, quindi. È vero che c'erano i corsi. C'erano i corsi e sabato sono stato qui in console a fare. Console in regia. A fare il DJ. A fare il DJ. Bene, bene. Sulle mani. Sulle mani per OK Toms. E vi ricordo che potete contattarci in diretta al numero 0331 15 86 900 via mail all'indirizzo diretta @okradio.it, via Skype OK Radio Web, Facebook è uguale OK Radio Web, non potete sbagliare, Twitter @okradio_it e il numero di WhatsApp 393 82 57 760. Stavo scherzando appunto poco fa con DJ Ste perché tutta la settimana, la settimana scorsa, il weekend del Black Friday, sono state veramente numerose offerte. Io stesso ho comprato qualcosina, ho comprato qualche gioco per la mia console, per computer, tanto perché mi piace averli, tanto non riuscirò mai a giocarci perché ho lì una lista infinita di titoli da recuperare. È il dilemma. L'importante è averli. Bravo, è il dilemma del giocatore moderno, di avere tanti giochi, perché comunque con tutte le offerte riesci a comprare cose che costano pochissimo, sì. E poi però alla fine, soprattutto se è un lavoro che ti impegna per tutta la giornata, di tempo per giocare ce n'è veramente poco. Se hai bisogno di dedicare tempo alla famiglia, tempo alla casa, tempo a eventuali partner o alla fidanzata o altro, quindi il tempo da dedicare al proprio hobby è poco, però diciamo che si cerca di ritagliare una fettina ogni tanto o almeno quotidianamente, sarebbe bello, però utopia, giunti quasi a questo punto. Fortunatamente io devo giocare anche per lavoro, per cui diciamo che riesco a gestirmela così con familiari e fidanzata, riesco appunto a... devo giocarci è per lavoro, quindi certo. perdonate questa, poverino, che duro lavoro che fai. È un duro lavoro, ma qualcuno deve pur farlo. Chiaramente chi mi dice che giochi comprare, quale, esatto. Per esempio, come fate a sapere se questo l'ultimo gioco merita o meno? Lo diciamo noi, chiaramente. E oggi invece vi parlerò, visto che dopo tutto il Black Friday e tutte le offerte, i vostri portafogli saranno completamente vuoti, vi parlerò però di oggi, che questo lunedì c'è il Cyber Monday, ovvero la versione del Black Friday relativa ai gadget tecnologici, sì. Quindi vi dirò qualche offertina ancora di Amazon, ma poca roba, e poi invece parlerò, per iniziare la giornata e la settimana con argomenti un po' leggeri, vi parlerò di cinema, vi parlerò del nuovo film di Star Wars, che è stato un po' l'argomento di discussione di tutto il weekend, il nuovo trailer che ha fatto un po' discutere, vi parlerò anche di Independence Day 2, perché forse la settimana scorsa, mezzo a tutte le notizie su offerte, vi siete persi che uscirà il sequel di Independence Day. E poi vi dirò, sempre legato al mondo del cinema ma a livello più commerciale, vi dirò una nuova offerta di Sky che permette di abbonarsi per un periodo limitato di tempo a prezzo abbastanza conveniente, soprattutto se si ha intenzione di non restare vincolati per un anno e se non si ha nella parabola o il decoder. Però direi di cominciare con le offerte di Amazon di questo Cyber Monday. Ovviamente c'erano alcune offerte lampo per questa mattina, però sono già esaurite, visto che sono tutte a esaurimento scorte. E invece ve ne dirò una flash che andrà in onda, solo per dire, si attiverà alle 19:30 per una fotocamera compatta Nikon Coolpix L330. Ovviamente il prezzo non ve lo posso dire, però se siete interessati a comprare una fotocamera digitale, collegatevi sullo store a quell'ora e potrete vedere se l'offerta vi aggrada o meno. Mentre invece, per quanto le offerte che valgono tutta la giornata, vi segnaliamo un SSD Kingston HyperX Fury da 120 GB a 49€ al posto di 70,18. Si tratta comunque di un buon prezzo, soprattutto se volete aggiornare il vostro PC con l'SSD, che è un componente fondamentale per dare nuova vita ai magari computer un po' vecchiotti o comunque per velocizzare le prestazioni, perché si tratta di tutta un'altra vita rispetto agli hard disk tradizionali, ve lo possiamo confermare. E poi che altro? Una chiavetta USB 3.0, quindi trasferimento ultra veloce da 64 GB SanDisk, si chiama Cruiser Extreme, e costa 46,91€ al posto di 86,99€, per cui
uno sconto importante anche su questa chiavetta USB bella, bella cicciona da 64 GB e soprattutto USB 3.0, che non è da sottovalutare. Quindi quando vi scaricate i file video grossi con questa connessione, non vi preoccupate che il trasferimento sarà veloce, a patto di avere una porta USB 3.0 sul proprio computer, perché sennò chiaramente non potrete sfruttarla. Se invece il vostro desiderio è quello di comprare un router wireless affidabile, vi segnaliamo tre a prezzi ben vantaggiosi. Il primo è il TP-Link Archer D7AC da 1750 megabits a 89,99 euro al posto di 179 euro, un bello sconto. Mentre il secondo è DSL NC5U di gigabit di Asus a 76,99 euro al posto di 129,99. E infine segnaliamo il Netgear un po' più economico, questo Netgear DGN D4000 a 52,99 euro al posto di 159. Si tratta comunque di tre router abbastanza performanti, soprattutto se avete intenzione di dare più banda ai dispositivi che vorrete collegare, perché soprattutto adesso che ci sono tanti oggetti tecnologici che sfruttano la rete wireless, prima magari c'era soltanto il computer, adesso invece bisogna gestire il computer, le console, magari il decoder, gli smartphone, i tablet. Avere un router in grado di prendere in tutta la casa e di garantire una buona qualità di connessione diventa sempre più importante, per cui fate molta attenzione all'acquisto di questo componente fondamentale per le vostre reti domestiche. Infine vi segnaliamo allora qualche mouse di punta di Logitech molto apprezzato dai giocatori. Il primo è Performance MX, scontato a 44,90 euro al posto di 80,65, quasi la metà. Mentre il secondo è il mouse gaming G502 Proteus, in vendita a 49,90 euro, anche questo al posto di 80,65, quasi la metà comunque. Due bei mouse, soprattutto per gli appassionati di videogiochi. Infine, corredo di un bel mouse, perché ovviamente quando giocate al vostro gioco preferito è bello sentire l'audio e tutto, e sconvolgere vicini e genitori, fidanzate, eccetera, eccetera, con l'esplosione dei vostri giochi. Però, se magari con un bel paio di cuffie avvolgenti di qualità, l'esperienza, oltre a non disturbare i vicini, rappresenta anche qualcosa di un po' più interessante. A questo proposito vi segnaliamo due cuffie Sennheiser, che vabbè, oltre ai videogiochi potete anche usarle per ascoltare la vostra musica preferita, DJ. Ovviamente, esatto, anche per fare DJ, non è esclusivo, non solo per i videogiochi. Quindi Sennheiser Momentum On Ear in vendita a 95 euro al posto di 199, un ottimo sconto, e disponibile in tutte le colorazioni. Mentre Sennheiser Momentum Over Ear a 160 euro al posto di 299, nei colori marrone e avorio. Questo è un peccato, perché a me piacciono le cuffie, ma in queste due colorazioni gli ho dato un'occhiata, non mi sconfinfero per usare. No, marrone e avorio non mi ispiro. Sarà perché forse mi piacciono i colori un po' sgargianti, visto anche come potete notare, la felpa rossa, le cuffie gialle. Quindi infatti a me piacciono bianche le cuffie. Anche. Bianche va bene sempre, vedi, qualsiasi mise è sempre accettabile. Bene, queste erano le ultime offerte, e poi speriamo di per un altro anno di non ritornare più a parlare di offerte e sconti e di impappinarci sulle cifre come ho fatto qualche giorno fa, mentre oggi devo dire che è andata molto più liscia e fluida, vedi, ormai sono un teleimbonitore 2.0 veramente affidabile. A breve i materassi li avremo qui in studio. Per i materassi, esatto, dobbiamo ancora fare delle recensioni, per cui dovremo dormirci ancora qualche 8-7 ore più o meno per testarvi. Che poi via è lunga, perché devi dormirci quando arrivi a casa stanco, quando arrivi a casa normale, quando arrivi a casa qualsiasi altra situazione. Bisogna fare anche altre tipologie di test, soprattutto perché non ci si dorme e basta, ma direi di andare avanti e proseguire con un altro argomento. Però me l'hai servita su un piatto d'avorio, d'avorio argento, guarda. Bene, e con le offerte di Amazon per il Cyber Monday si conclude la prima parte di OK Toms, mentre adesso apriamo una nuova parte dedicata al cinema, perché questa puntata di oggi è lunedì e sappiamo quindi bisogna iniziare la settimana, magari si è un po' lenti, bisogna parlare di argomenti un po' leggeri, e infatti vi parlerò di Star Wars, che è stato uno degli argomenti proprio che ha
caratterizzato tutto il weekend e ha acceso numerose discussioni fra gli appassionati. Beh, la notizia è che è uscito il primo trailer, anche se in realtà si tratta di un teaser trailer, perché da breve durata, un minutino circa, che mostra diverse immagini del nuovo Star Wars, che ricordiamo uscirà a dicembre del 2015 nelle sale italiane. Quindi c'è ancora tutto un altro anno di tempo per vedere trailer, informazioni centellinate, eccetera eccetera. E il trailer si apre appunto con un personaggio, un soldato imperiale, che ha stupito molto questo personaggio perché è di colore, lo diciamo chiaramente, e non è una cosa che dovrebbe far discutere nel 2014, eppure orde e orde di appassionati non sono lasciati sfuggire questo dettaglio. E beh, diciamo che lui ha reagito in modo proprio signorile, cioè proprio ha parlato su Twitter, ha detto di essere orgoglioso di far parte di questo progetto, che non vede l'ora che esca, anche se l'uscita è lontana, e appunto e ha rivolto un appello a tutti quelli che si sono lamentati di questa caratteristica, sì. Che ha semplicemente detto: a chi possa preoccupare la cosa, semplicemente abituatevi all'idea, appunto. Ah, okay. Cioè, ha detto: è così e non ci piove. Esatto, ma non mi sembra nemmeno. È anche una scelta coerente dal punto di vista puramente nerd, perché non è, perché i soldati imperiali prima erano cloni di Jango Fett, quindi erano tutti uguali, mentre nel cosiddetto universo espanso di Star Wars, quello che in realtà, quindi oltre ai film, prende in considerazione tutte le varie ramificazioni, sì. Di questo mondo, è una scelta coerente, perché certo. È giusto quindi che possa essere, cioè, un soldato nero, piuttosto che, cioè, dopo tutto hanno una galassia intera da recuperare schiavi o comunque soldati, per cui diciamo che può capitare anche, certo. non è una cosa, e io mi stupisco ancora che ci sia gente a discutere di queste cose, però vabbè, lo sappiamo com'è. Sappiamo com'è il mondo degli appassionati. E poi che altro? Il trailer ci ha permesso di vedere un nuovo drone dal corpo sferico, che assomiglia un po' a un'unità C1, no? Vagamente. Quindi molto divertente, cioè si pronuncia molto simpatico. Bene. E poi che altro? Vabbè, soldati imperiali a bordo di un velivolo in assetto da battaglia, una ragazza che non si capisce chi è a bordo di uno speeder, quindi una di quelle motorette volanti, un modello mai visto prima. E poi vediamo, c'è la scena con lo squadrone di X-Wing, con un X-Wing che volano basso sull'acqua, e quindi nel mezzo di una battaglia, una cosa molto, anche questa, diciamo... C'è già in giro il trailer? Sì, infatti vi consiglio di guardare la notizia su Tom Sardware, okay. E di dargli un'occhiata. Noi possiamo farvelo vedere perché, ovviamente con i motivi di copyright eccetera ci taglierebbero le gambe, però appunto vi consigliamo di darvi un'occhiata, di dare un'occhiata a Tom Sardware, ovunque ormai l'avranno condiviso in 150.000 persone. E poi un'altra scena che ha fatto molto discutere gli appassionati è questa misteriosa figura incappucciata in un bosco, sì. Con una spada laser rossa, quindi simbolo del lato oscuro. Alcuni sostengono che sia Luke, che appunto in questo film potrebbe passare al lato oscuro della forza, sì. Come vi ho raccontato qualche puntata fa di OK Toms. Sì. Però quello che ha fatto discutere anche qui gli appassionati non è tanto la figura incappucciata o la sua identità, ma il fatto che la spada non è come le vecchie spade laser, quindi una specie di tubo luminoso, ma è una specie di claymore, quindi una spada con due altri laser laterali che fungono da paracolpi. Ah. E questo ovviamente quindi è stato un'evoluzione. Esatto, sembra un'evoluzione della spada, ma anche questa è stata una cosa che ha fatto imbestialire i fan puro sangue. Critici. Eh sì, perché le spade non vanno bene. Questo io e i miei colleghi abbiamo provato a dare una spiegazione a tutto questo e abbiamo detto che, cioè, abbiamo pensato, sì. Non so se abbiamo la verità, perché le spade laser dei vecchi film di Star Wars ricordano, sì. Un po' la scuola giapponese, quindi perché sono tutte come se fossero katane, quindi senza paracolpi, sì. Mentre anche il bastone, quello col doppio laser di Darth Maul, sì, nella nuova, sì. Trilogia, anche quello comunque è un'arma delle arti marziali giapponese, mentre questa spada con la tipica forma di spada, quindi così che il paracolpi sembra qualcosa di più occidentale, no? Quindi immaginiamo che questa rivoluzione possa aver sconvolto i fan, però anche qua, cioè, secondo me stiamo parlando di veramente una modifica. Di quisquiglie, cioè davvero, anzi a me personalmente è piaciuta anche l'idea della spada con il paracolpi. Di innovazione, esatto, sì, cioè. Per cui a me piace, è piaciuta, ovviamente non vedo l'ora di vedere il film, certo. In quanto appassionato di Guerre Stellari.
e per vedere però appunto, per scoprire quale sarà il leitmotiv di questo episodio, comunque tutti i colpi di scena che ci aspetteranno, come vi ho detto poco fa, bisognerà aspettare fino a dicembre 2015, per cui di tempo ce n'è. Quindi uscirà a dicembre 2015? Sì, tra un anno praticamente. Bene. Quindi di tempo ce n'è, mettetevi comodi e non trattenete il fiato. E rimaniamo sempre in ambito di cinema, però passando da un capolavoro della fantascienza, o almeno un presunto capolavoro, quindi non si sa ancora, al sequel di un altro titolo che ha fatto appassionare milioni e milioni di spettatori in tutto il mondo. Stiamo parlando di Independence Day 2, che arriverà il 24 giugno del 2016. Anche qui si parla di tanto tempo, per cui avete tutto il tempo per segnarvi la data sul calendario e dimenticarvela, perché ovviamente ve lo ricorderò io prima, qualche settimana prima, non vi preoccupate. O magari anche Sofia, visto che c'è la rubrica di cinema. Esatto, quindi spero di non rubare argomenti a lei, però questi sono film da nerd, possiamo chiamarli, quindi dai, rientrano un po' in OK Toms, quindi appassionati di tecnologia quasi tutti apprezzano sia Star Wars che Independence Day. E una delle news di Independence Day 2 è che non ci sarà Will Smith. Ah, ecco, infatti ti stavo chiedendo, ci sarà ancora Will Smith? No, infatti non ci sarà, che sarà appunto uno dei protagonisti del primo film del lontano 96, ma probabilmente ci sarà il regista Roland Emmerich, per cui diciamo che da una parte compensa. E la produzione di 20th Century Fox, che ha dato qualche altro dettaglio un po' scarso, diciamo la verità. Le riprese inizieranno a maggio 2015, sarà ambientato 20 anni dopo gli eventi di Independence Day. Il cast non è ancora definito, ma nell'ultima versione della sceneggiatura pare che ci sia il professor David Levinson, interpretato da Jeff Goldblum. Per cui staremo a vedere anche qua, per ora è soltanto un annuncio, non c'è né trailer né niente, per cui siamo curiosi di vedere come procederà anche lo sviluppo di questo film. E come siamo coi tempi? Faccio in tempo a parlarvi anche di Sky? Un minutino, allora bene, vi segnalo che Sky ha deciso appunto di creare Sky Online Magic App, una nuova offerta che parte oggi e permette di accedere tramite PC, tablet, smart TV e console o migliaia di titoli on demand a trasmissione in diretta di 14 canali, fra quali Sky Cinema, Sky TG24, Fox, Fox Crime, Fox Life, Sky Atlantic e Sky 1. La cosa interessante di questa formula è che costa 39 euro al mese, no scusate, costa 39 euro e permette di vedere i contenuti tramite connessione web per 90 giorni. Quindi a conti fatti si tratta di 13 euro al mese per accedere a tutto questo pacchetto. Bisogna registrare. Magic App si chiama. Si chiama Sky Online Magic App. Okay. Magic App come applicazione. App. Bisogna registrare il codice promozionale su Sky fino entro il 30 giugno, perché è un'offerta ovviamente limitata. Però da qua al 30 giugno. E per gli utenti già Sky? Per gli utenti già Sky, sostanzialmente, questo qui ti dà l'offerta Sky Online. Quindi tu se hai Sky, hai già questo pacchetto. Quindi non devi pagarmi nulla. No, è come avere l'online on demand, misto fra l'online e l'on demand, però puoi usarlo Sky anche. Go, tipo. E puoi usarlo anche se non hai il decoder quindi, o se non hai l'abbonamento. La cosa interessante è questa: io per esempio che non ho né decoder né abbonamento, e magari in questi periodi di vacanza mi dico ciao, però quasi quasi mi guardo qualcosa. Esatto, spendo 13 euro al mese e ho per 3 mesi appunto un pacchetto che conclude sia il cinema sia che le serie TV preferite, per cui è una notizia interessante per chi appunto vuole affacciarsi al mondo di Sky senza magari vincolarsi per tanto tempo, oppure spendendo pochi euro. E vi spiego che potete comprare questa sostanza, in sostanza si tratta di una prepagata, no? Si può comprare tramite tutti i rivenditori principali tipo Feltrinelli, Mondadori, Euronix, Media Market, eccetera, anche Amazon. E un unico requisito è una connessione superiore ai 2 megabit al secondo, per cui una DSL che diciamo base, a livello base. Per cui se siete interessati basta cliccare sul sito o sulla notizia di Tons Hardware o su Sky Online direttamente e potete approfondire ulteriormente l'argomento. E con questo vi saluto e vi lascio ai prossimi programmi di OK Radio. Ciao a te, ciao a tutti.